Signori, buonasera, buonasera a tutti. Ho visto il buonasera di Stefano Trapletti, di Daniela Saggin, quindi buonasera a tutti quanti. Allora, possiamo cominciare. Siamo arrivati al capitolo 16. Voi vi ricordate che il nostro Pinocchio era stato impiccato dagli assassini a una pianta, un piantone fuori dalla Marianna in Colle Aperto. Dopo aver bussato invano alla porta della bambina coi capelli turchini, la bambina, la fatina dai capelli turchini. Quindi noi cominciamo adesso il capitolo 16. Capitolo sedes. La bella scettina di Kay Celesch la manda a Tosseljupì. Dopo la mette in lecce e la chiama Tridutur per Said Selamort, o mia. Se vado troppo veloce me lo dite. Intat che il poer Pinocchio, impiccati assassì al piantù, al paria che mor che vif, la bella scettina di Kay Celesch la tornata mo a casafolco della finestra, e quando la è staccata di apero il col, sotto al vende tramontana, che il dondà e il pendolade, che de la de fa compassiù, vieni cresciti setà che la pensa vedere il tal. Allora la sbatti tre volte i ma, fino a che il bel falchè al ghesgulà de banda sul balcù. Cosa me comandir, fatina bella? L'ha domandato il falchè, col cos basat in sen de rierenza, perché me tegna me, che la scettina di Kay Celesch, l'eran fin la fera, una fata mia trop zuena che la sale de ca de più de Milano. Al vede te che il poer Giupita cavvia sul piantù de fo della Mariana. Sicur che il vede. Allora sgura fino a là, desliga il coltobè e poggia il zoa belase sul prato. Ma sta attende, paga mia del mal con che le sgrafune che te viene. Col falchetto le partita lato e dopo du menuc le rasamondre una traolta. O fac tot come mi comandat? E segon te era il vif o mia? Pota, a me il me paria mort, ma forse mia del tot, perché quando che gode sligato il col, l'ha lasciata in dai sospir e l'ha far foiat. Adesso me sente un po' più bene. Allora la fata l'ha sbattiti ma a modo oltre, e che comparì le tre belle canine spagnole, de che le chi dovrà per paga fai corse del Val di Cai. Sappiate che nella favola di Pinocchio, a questo punto si presenta il cane Medoro. In realtà, siccome io l'ho molto personalizzata, ho trasformato il cane Medoro nelle mie tre cagnoline. Io avevo, adesso non ci sono più, ma il libro è del 2012, tre cagnette, tre galgos spagnoli sottratti alle corse, e ho messo loro anche con i loro nomi. Quindi mi perdonerete, non è una traduzione pedissequa. Tre belle canine spagnole, de che le chi dovrà per faga fai corse del Val di Cai. Guardate, ci sarebbe il cinodromo, ma del Val di Cai vuol dire il circo, insomma, in maniera che siano viste da tutti, una corsa in vista di tutti quelli che la vogliono vedere. Una l'era bianca, smalge marron, e la se chiama Alana. Un'altra l'era tigrada, sonnisola, e la se chiama Amaga. E la terza, più piccinina e la più berechina, la si chiama Luna. Sue le sabbie, o tre, la gadice la fata. Fegate cassota e caia la più bella di Meccarose, e rampese fina che la filena de piante là, de fo della Mariana. Sota al piantù più olt, troe ribe ta zontera, più por giù pima e smort. Te maga tu il se, te Luna fa il destenso e chiusi della carosa, e te Lana portemel che a me. Ma fa da Gina e Lana e pi il mia, perché so che a te tegnare in vis. Effettivamente la Lana era la più mordace delle mie tre cagnolette. Il capì. I tre canine, per fare chi era capì, gli amenà d'otre oltre la cua e poi è partite da via mensa. Dell'epoca, gli fo del purtù, per una bella carusina colur dell'aria, tutta imbutita de piume de canarì e fedrata de det de pana e de biscocci. Sta carusina l'era tirata dai 200 ratti bianchi, 100 per banda, e l'ure, la lana, la maga e la luna
pas besoin serpa, la serpa è la cassetta, quindi il posto del cocchiere, chi fa sciopà la crosta de chi è de là, compagni che è scura, de essere in ritardo. Gli è passata appena 6 minuti che la carosina le esamodena c'è la porta della fata. Le che l'aspettasse, le c'ha pambrasi sto por giupì e porta il dedet in una bella stanzina con i muri de madreperla. Dopo l'ha mandata c'ha mai du turpi ebrai de Bergen. E i du turpi e riacci delle mie tappe. Ieri il crof, un corvo, la sieta e il gri che parla, la civetta e il grillo parlante. Mi piacerebbe sai se l'uri e vude capì la gaspiega alla fata. Mi piacerebbe sai se che il poi giù picchè da vif o morto. Allora il crof al se fascinac per prim, al gatta stato il pols, al gatta stato il nas, e alla fine, dopo de iga toccato il marmelì de teuc dui pe, la dice. A me mi par morto, ma pederes anche das, che il fedes mi ha morto, in quel caso che il veres di che le amo if. Abbiamo detto o il marmelì. Il tiraboschi dice che il dit marmel, cioè il dito mignolo, deriva dall'irlandese marmier, che vuol dire proprio piccolo dito, ma che gli irlandesi utilizzano anche come, una penisola, ecco, un dito di terra. Noi diciamo una lingua di terra, loro dicono un dito di terra. Questo dice il tiraboschi, ma voi che siete sicuramente più esperti di me, ditemi se in Irlanda effettivamente si dice piccolo dito o dito di terra per parlare di una penisoletta. Mi dispiace proprio tanto, descontradirmi a me se collega Croft. La sentenzia alla sieta, ma per me le amo if. Però il quella d'asca il si esmia vif, in che caso che il volere sdi che le morde il debù. E u disir negota, la ga domandata la fata al gri che parla. Me dighe che quando i dutura al samia che il che se dis, le mei che il farisito. Del rest che il giopile, le esalbe il toc che me il conosce. Col Pinocchio che fino all'ora l'era restalle fermo, compagno di Todd e lei, l'ha cominciata a tremare, compagno che ghes la tarantola, e insieme a lui il tremà può tutto il legge. Che il giupilè, l'endacinaccio il gri che parla, le grebbere chi? E il Pinocchio l'ha dervitto il duioc, poi a serac po' alato. Le uliel, u lasarù, u danado. Allora, liel. Liel in bergamasco è il livello, liel dell'acqua, il livello dell'acqua. In senso figurato, però, intende dire è una persona che ha raggiunto il livello, cioè non se ne può più di quello che combina. È una persona proprio cattiva, sgradevole, un delinquente. Quindi liel, l'arriata liel, depio del sel per mia fa. Più Lazzaro, più Danado. Danado l'avevamo già detto, un dannato per dire un delinquente anche in questo caso. Pinocchio l'ha scondito il co sotto i lenzuoli. Le uccelli subidient che il faramur de dispiacer o il suo povertata. A sto punto si è sentito in destanza come un rantec soffegà. Er gu che pianzia e sanglotà sotto a us. E il tridutur gli resta il de preda quando tira dendrei coerte. Iaes che lo c'ha era proprio il Pinocchio. Potama se il morto al pianza, al vedi che le drea guarì, la dice il Cro. No, 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 mi dispiace tante da tort, caro il me Cro, la sentenzia alla sieta, ma quando il morto al pianza, le sen che gli rincresce gran tante a crepà. Ci siamo tutti? Qualcosa da chiedere? Pinocchio l'ha scondit, vedo che Stefano Trapletti chiede, ha nascosto, scondit, scondit, nascondere, scon o scondit. Perfetto, possiamo andare avanti? Facciamo il capitolo 17. Ecco, Pinocchio mangia il suo carì, ma il mio per gas.
Francesca chiede court, cosa vuol dire? Court, non so dove l'hai trovato. Dopo che Pinocchio, dicono che Pinocchio è morto e che piange, la persona che risponde, corto, Ah, qualcosa del genere. chiedo scusa, Matteo. Allora, a sto punto, se, come durante il suo perché, Prova, è prova. sicuro. Corvo. Ah, Croft! Croft, sì, è corvo. Giusto. Corvo. Croft, scritto CROV. Corvo. Prego. Ho sentito utilizzare l'Yellow Visinella anche per indicare un bambino dispettoso. Sì, si dice anche abbastanza affettuosamente. Sì, te sei Liella, da che te sei Liella. Però in effetti vuol proprio dire Lariat Aliel, cioè proprio più di così non può fare. Naturalmente, quando si tratta di bambini, lo si dice in senso affettuoso. Andiamo avanti. Allora, capitolo 17. Pinocchio mangia il sucherì, malvolmia per gas. Però, quando il vecchio becchi i ve per portarli via, allora il chiuso la medesina. Dopo il tentasso i bale, e che si slonga il nas. Appena che il triduturi è partic, la fata, dopo dei toccat o no giù piso la fronte, la serie in corsida che ghiera il fevru de cal. Allora la beutà detti in dubicer de acqua e una polverina bianca, gli ha dato la tachipirina, e del daga il de bifla che disia, dai, bi la so che un poc de te guarire. Pinocchio la ci ha fatto il bicer, la cassa della punta del nas, la fai se qua chi sguerseni, sguerseni sono le smorfie. Egga domanda, e la dolce o amara? Le amara ma la te farà bene? Pota, ma se le amara me la le mia, guardate questo pota come ci sta bene qui. Ci sta che se è una cosa amara io non la voglio. Ed è il nostro pota che vuol dire ci sta. Pota, ma se le amara me la le mia. Dami ascolta me, bia la so. Pota, ma me la amara me piagna il tantì. Dai, via la so che dopo ti darò il bumbù per indolcire la bocca. Il bumbù è il dolcetto e viene anche in Francia, si dice in francese, si dice bonbon. Indovino so che lì, arda che le che, e la fata la tira fuori una so che era d'or. Prima vuoi mangiare il bumbù e dopo tu ero solo la purga. Dighe del bu, c'è? La fata la che dà il so che lì. E il Pinocchio, dopo de il trangotit senza namastegal, al sele caso bei barbis e la sospirata. Che bella ursa, il suo che era il fedese una purga. Al tuo risotto ci dè. Adesso manca in la parola e biso la medesina. O il Pinocchio la tornata a ciapà il bicer. Alla usmat, alla portata alla bocca e poi la dice, le troppa amara. Gherie proprio menta mia a te la so. Ma come feta sa il se te legna proada? Se il capesa appena sente galudur, e le amò il bumbù prende biela. Allora la fata, con la pazienza che gado mai mame, l'aveva cassata in bocca a moi succherì, e la tornata sporsega il bicer. Porgere, sporsega, si dice anche in Veneto. Ti me lo sporsi, per dire me lo porgi, me lo dai? Ah, ma i segheri è mia, te la so, la dice il giupin del fasso e bella ghegne. Ghegne va le sguerseni, cioè proprio delle smorfie. In che maniera? Ghegna si usa anche per dire visaccio, al gà una brutta ghegna, quindi ha un brutto viso, un viso di cui diffidare. In che maniera? Pota perché mi dà fastidio il chiusinzo, fonta il pe, e la fata ti rega il via. Pota, ma i segheri è mia, cos'è che te dà un passo adesso? L'os della stanza mezzer vit e la fata se rega il fo. Insomma, l'ha usato il burattin degli sciopafò a pianz. Che è il pastrugnò che il me va mia so. No, no, no. Arda che te se pentire. Famia negot. Te sei malabbe. Famia negot. La febbra la te porterà al mondo là. Famia negot. Che mia cura de mur. Mia utanti. Piuttosto che bizzo che l'impiastrò le crepe alatum. In quel momento l'os della stanza si spalanca un po' e gli de det quater cuni, manighe come l'inciostre.
Elguera una cassa de mort cargada sui spalle. Se lo lei può cacce che de me, l'ha usato il Pinocchio, le assun se tu, tutti in dutrace, se tu, vuol dire proprio a sedere sul letto, balzato a sedere sul letto. Ansegni che a te, ha rispondito il più grosso di Cuny. A te me, ma se sogniamo mia morte. Miamo mia, ma te resta mia età. Desa che te mio gli per gas, la te passerà più la febbra. Ma dove me fata? Ha usato il giupì. Denché la medesina che la teso, sebe, perché ho i mia crepà, ho i mia, ho i mia. E ci ha fatto il bicer con te do i ma alla casa zo, te ti indifiata. Pota oltre e a tontognati cunì, per questa volta ma faccio il viaspero, il pernegot. Guardate il bergamasco come accentua fare il viaggio per nulla, inutilmente. Per ol pernegot, per il pernulla. E tornata a tirarsi di spalle la cassa del mort, e senza desmed de brutulà, e andarci de fo. De lì a poco il Pinocchio le salta fo del lecce, belle che guarit, che faria gnoli che il del fato. La fata, a ecca il saltà e curia come il galetin prima era, la che disse, allora la mia medesina la sa fai be, o perché, ed in mia come sono lughit, come sono vivace, e in che maniera mi tocca pregati setà per farla bizzo. Pota, perché non te ricece, anse fai se a non me, angapio tanta cura della medesina che del mal. Ma caro il mescè, anva mia tabese, Deusere se sai che una buona medesina tol da so a te, la guarese te ci mai, e di oltre la schia po' la mort. Sti per sicura che un'altra volta me farò mia pregai setà, me tornerà meschi cunì niger con la cassa de morso e stale, e allora la diero so senza di gna be, gna se. Adesso che de me è contenzio come le staccia che te gli sei burlati di ma agli assassini. Pota, e qui rivediamo, risentiamo il racconto dei fatti da parte di Pinocchio che fa un guazzabuglio di tutto quello che è successo in maniera che si capisca molto poco. Pota, ol mangia che è che fa balai giù pi, alma dac quater bei palancudor, elma dice, to, porte gei al tuo padre, e invece me per la strada ho incontrato una volpe e un gatto, gran brai persone, che ma dice le fai denta a mela o de più, ben se ma con no perché te porta al calde la para, e me allora o dici dom, e l'uria dici per mensa che allo starei mi daranno il cap dopo la mezzanotte. Pota ma quando me so desdat l'uria era più, e allora me cammina, cammina, ma l'era noce, e me ghe di negota de manima per la strada, ho trovato due assassini in torciaccio dei tim du sac de carbù, che ma dici poi solci, ma me o dici che non mia, perché gli rispondici sotto la lingua e allora udì du la provata che stava in bocca una ma me che lo pia da via e invece di una ma le ho usate di gà e allora correndré e me accorpio alla svelta amo fino a quando i maciapati ma li gà però il col a quel piantulà de fo della Mariana e i malici indomà quando te sarei crepà te l'avrei la bocca aperta e i senti porterà via senza fa fatica ne ho tantì. E adesso indoghieti palancù, la domanda alla fata. Io per dici, l'ha rispondito il giopì, ma l'era mia ira perché gli era scarsela. Appena contata su sta bösia, ol sonas, che l'era samò piuttosto lungo, al ghecre si sebe dell'udic bu. E indoghi avresse per dici, in quel pracche sota, alla seconda bösia, ol nas l'è crescita molto chel. Se ti è per dici che de fo, sta per certo che mi troverà appena che mi circa. Perché de quelle bande che strotto quel che sper. Ah, ma adesso che me le gorde, io mia perdide, ma i mesli sa de so quando te so la medesina. Alla terza bösia, ol nas, al che se slongati se be, che il por giù pil più di a più ogni utasne a pirlas. Se se girade che la picavi andivede, se se utade l'alla picande il mur, e se il valsalco arrisciade casaghe in dieci alla fata. Le la gherda e la grignà. Cosa gli fa ude grignà? Perché ha domandato il beraticco l'ampia, adesso nasce e gli sta più in misurò. L'ampia per noi è l'ansia, è l'agitazione. A grigna per i bösi che te contesse, come in faccia capì chi era bale. Pota ma il bale si conosce, beh, e che ne è di due genere.
Chele con gambe corte e Chele con naso lungo. Io, Itò, chiede Chele con naso lungo. Pinocchio, che l'era restato in vergogna, l'abbia lui provato a scappare fuori dalla stanza, ma il suo naso l'era dentro tallon che il ghiriapio mi ha capassato fuori dall'us. Se volete chiedermi qualcosa, sono qua. Io ho una domanda, Purgat e purga, sarebbe prendere la purga, la medicina in questo caso? Sì. Purgarsi e purga. Ok, grazie. Altro? Andiamo avanti. Siete bravissimi. Capitolo 18, capitolo des dot. Pinocchio il troa mo la volpe il gat e va con lui a sottrae il palanculo del cap della fara. Come più di pensare, la fata la sappianse usà per una bella mesuretta, per dire che il nasca e passapio ed inizia una banda. Sta per dargli una bella lesiù, perché che conta sui bale, l'elvese più brutto che usceta al più de iga. Quando però la esco io ci defo del co per la gran disperassiù, allora al gaffai tata compassiù che sbattide da oltre i ma, la ciamadde det umier de pec, un migliaio di picchi. Chi se mette il dre, sove, a beccare il via. Sappiamo che i picchi beccano il legno. Come si pronuncia bugia, si pronuncia bösia o bala. Ol nas, in quattro e quattro, le tornata mo della sua misura giusta. Come si sa, via fata, la dice o giù pi, del fregaso ioc, e qua be che veule. Te oi be po' a me, la gara spondille, e se te le resta che con me, tete sarei il mio fratellì e me sarò la tua sorellina. Ah, me che staresti se mai vontera, ma il mio poertata? A cosa mo pensato a cacchè? Lo faccia, ma e sarà che prende sira. Del debù, l'ha usato giù picca e saltà per la gran contentezza. Allora se ve fane gota a u, me che andaresti incontra. Me parmi a ira de più di daga ubasia al mio poer vegeto che la fatita per me. Se se va cur, ma perde smia viane. E passa giù di mura che te il tro è senza fal. Pinocchio le partì, svelto come un cavret. Maria de fo della Mariana il s'è fermato perché ghe paria de sende la sete. Difatti, proprio le de preu, la estin d'un e chi, la volpe il gat, proprio d'un postur chi l'era pianta là de per lui all'osteria della fara. Ardendole, la di la volpe quando la figurà. Figurà vuol dire individuare da lontano. E dopo de il brasa poi basa se, cosa fette che? L'aga domandà. Cosa fette che? La dice il gatto. Ah, ma le longa de pionta se, però poi de di se, che l'altra noce, dopo che si finita in via dell'osteria, o trova per la strada gli assassini. Gli assassini, o cor Marte, ma cosa vedete te? I vili a rubarmi me palanche. Malnaccio, la dice la volpe. Mannaccia, ha ripetito il gatto. Ah, ma me sono scappato, e lui sempre dre fino a che mi ha brancato, e mi ha attaccato via per il collo a Uranda che il piantulè, e gliela fai bene, perché l'era proprio lì a du pass. Ma che ne ha mo' di fute? I fute sono le cattive occasioni, le cose, gli avvenimenti brutti. Esistono ancora si può sentire che ci siano delle cose così brutte, la dice la volpe. Ardan che rasa de mon lader che mi tocca scampa. Mandonga avrà de mai de riduse snote il galanton. Intà che l'era ragionata maniera, Pinocchio si rincorsì che il gatto l'era soc della sanfa Andrecia de Nace, che la che mancava del tu. E se il gatto domandà, cosa se faccio de mal al tuo sanfì? O il gatto la far foiat bea gota, mandel sente la betega, la volpe le salta da su. Ol mio amis, le trot tan generus, è l'ora te rispondere o me al suo posto. Bisogna sai che un'ora fa, ma trovassi la strada e il vecchio, che genia fastode della fam, e l'era andrea circa su. Ma siccome che in due anghera lede da gagna una resca de pes, secondo te cosa avrà il faccio che il mio amis che bu come il pa? Al seppi avviai usan fide nac, e che la betta là a lui, perché il pedes mangial. E del quintale su, alla vol, genio e soi lacrimù. Ol Pinocchio, a senti sé,
Aga dice in d'un'ora già aga. Se te ci gacci, il fes come te, che giungina per i racci. Abbiamo già detto l'altra volta, giungina o giondina, che vuol dire che festa. E cosa farei se deste bande? La ga domandata mo la volpe. Spete il metata che le drea via. E i tomare in gudor? Io che scassera. Meno u che glielo daccia lo stati della fara. Al pianso che ora pensa che pedere sve smela o di mela, ma perché fome de mi ascolta me e tende mi a sottraire il cap della fara? In che pedemia? Non vedo più. In che pedemia? Magari l'uter de alzara troppo tarde, la dice la volpe. In che maniera? Posa perché il cap le sta comprando i fioras ed è domani su pedere a più sottragadette i palanche. Mi par che sei mia tante lontane che io no, ma che le gesto che ta casa in mure e le ben connoter, te sotto e subito quater palancù e le a pommenucci e pronci de regoi, te cata su dumela e prima de sirate che ti scassele piene, e niente. Pinocchio le stai lì a pensare su tantini, perché genit in men la fata, ol vel geppetto e i consei del gri, ma la fi compagne de trucis cec senza cure, senza co, la sgurlizzo in spalle e la dice, don per e mi convote. Dopo desria di bande della chiesa di San Michele, parlo della chiesa di San Michele al Pozzo Bianco che è sulla via Porta Dipinta, proprio lì via Porta Dipinta, Pinocchio la commessata è di poer caspelace, che sbadiglia della fame. Poveretti, proprio c'è cioè, una povertà in giro terribile. Besoci chi trema del frecce, i besoci sono le pecore. Poi è senza piume e senza gresta chi domanda la carità di Gremmel Gott, quindi galline senza piume e senza cresta, barbei senza ali, farfalle senza ali, paù senza cua e fasà, chi ghiera cura a fasbè senza penne, fagiani, che pavoni e fagiani. E messa tutta sta poera se passa ogni tanto in acqua bella carosa. Con detto una volpe, una gaza carnera o un uter osel lader. La gaza carnera e la gaza ladra. Te, adacca il cap la liene, la di la volpe del fagaeto il cap della fara. Adeste, te se sbasse so ben benone, te fedete una bella busa intera e te le mette detti to monede. O giù pila la udite, la scala sobra busa, la metti detti so quattro palancù e gli acquacciai so con po' de terra. Adè sbacchè al fontanù, ciapa un po' d'acqua e sbrofa su bel tomuntun si. Pinocchio andaccia alla fontana del Mascherù e siccome che il gherania gressi da lì, al secà poi una scarpetta, lampienina d'acqua e la becada sulla busa. Goi de far gota d'ote, nel gonte la villa volp ampelinda, te turna in chede che 20 minuti e te troveresa la piantina piena de palanche. O il porgio pì che li sta a pion di pan per la contentesa, gli ha ringraziacme la olte e gli ha promettito un bel regalo. Ma non terranno il negota, i gare spunditi due borsaroi, i due borsaioli, i due ladri. Non terranno la sede, i facci imparate in tascion senza laurà, e se con te ci sei. Gli ha salutato il giupì e se ne è andato per la sua strada. Bene, siamo arrivati in fondo. Chiarimenti? Posso dirlo che sentirlo letto in bergamasco è ancora più bello del Pinocchio in italiano che avevo letto anni fa. Lo so, il bergamasco è una È lingua. troppo bello, è troppo Ma bello. davvero? Complimenti, complimenti perché è veramente bello. Poi letto da lei che ha una cadenza, un'inflessione fantastica, mi fa sognare. Grazie, che bella cosa che mi sta dicendo. Ma adesso tocca a voi leggerlo, ragazzi. Allora, ditemi voi cosa volete leggere, se volete uno dei capitoli passati, se volete provare a leggere questa prima lettura, dite voi. Non mi ricordo palancù cosa vuol dire. La signora Rossana di Putignano vuol dire palanche, grosse palanche, quindi grosse monete. Marengù, grossi marenghi, è lo stesso, per dire grosse monete. Prego. Qualcuno che vuole leggere mi dice cosa? Ma
Io se mi date la possibilità leggo qualsiasi cosa, ci provo, mi ci butto. Ma bravissima, non so chi sia lei, ma va Io bene. sono Lucia Angeretti, sempre. Perfetto. Ci Va bene. provo. Allora vuol leggere a prima lettura questo? Sì, va bene, qualsiasi cosa. Basta darmi quel piccolo spazio che mi ci butto, dai, ci provo. Allora, Matteo, dove vuoi? Non leggo bene come lei, sia chiaro, eh. Che sciocchezza, ci mancherebbe altro. Allora, bene, partiamo dalla bella accettina di Kei Celeste. La bella scettina di Chiei Celeste la manda a te sul a te se il giopì. Dopo la metti in lecce e la chiama tri du tur per sai se l'è morto o mia. Intanto il poer Pinocchio i piccadia sia sia il piantù al parla più mor che vif. Al paria più mor che vif, la bella scettina di Chei Celeste la turnata a moca s'affò ol co della finestra e quando il est taccat via per ol col sotto al vente della tramontana che il dondà e il pendolà de che e de là de fa compassiù ger incresit i se tat che la Olta, il tal, Che la pensa bene, tal, aiutarlo. a dirigirarlo. No, di aiutarlo. Ah, certo, il tal, ho messo una L in più, il tal, de il tal. Bellissimo. Allora la sbattit 3 volte in ma fino a che il bel falchet al gesgulat de banda sul balcù. Brava. Cosa mi comandi, fatina bella? L'ha domandato il falchet col cos basato in sé in derierenza. Perché me tegna met che la scettina di Chiei Celeste l'era infì della fera, una fata mia troppo zuena che la sta le decà de più de melan. Basta, basta. Ma grazie, 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 bellissimo. Torniamo indietro e li traduciamo però. Chi? Lei. Ah, io? Certo. Allora, mentre Pinocchio, che era stato impiccato dagli assassini al piantone, alla pianta, sembrava più morto che vivo, la bella ragazza con i Bambina. capelli, la bella ragazza con i capelli celesti, è uscita di nuovo. Ha messo di nuovo la testa fuori dalla finestra e quando l'ha visto appeso per il collo sotto il vento della che dondolava sotto il vento della tramontana e pendolava di qua e di là da far compassione, gli è dispiaciuto così tanto che ha pensato di aiutarlo. Allora, ha sbattuto 3 volte le mani fino a che un bel falchetto le è volato di fianco sul balcone. Cosa mi comandate, fatina bella? Ha domandato il falchetto con la testa abbassata in segno di riverenza. Perché bisogna ricordare che la fanciulla dai capelli celesti era, in fin dei conti, una fata non troppo giovane. Che abitava lì da più di 1000 anni. Grazie, Perfetto, bravissima, bravissima. grazie. Qualcun altro, dai. Allora io provo il capitolo 17 quando com si comincia con appena, perché è molto più facile per me dopo di tradurlo. Allora, andiamo a Al capitolo 17. successivo. Eccolo qua. Allora, appena. Appena che i tri du tur i è partic, la fata dopo de i toccata al nos giupì, sola front, se la rincorsida che la ghera i fevru de cal. Allora la betta det in du bicier d'acqua una polverina bianca e del dagel de bif la ghedisia, dai bie la zo. Che ne può de te guarire, fu guarire. Pochi giorni guarirai. Poc de te guarire.
Pinocchio l'ha acciappato il bicchiere, l'ha cassato la punta del naso, la fai zo, u quattro, la fai zo, la fai zo, u quattro, in sguerzen, e l'ha domandato, è la dolce o amara? L'amara me la te farà bene, potà, ma se l'amara me la è mia, dammi ascolta me, via la zo. Pota, ma a me la mar al me piace gnacchi tanti. Dai, bie la zo, che dopo te darò il bumbù per indolsi la bocca. Indo el o il zuccheri, arda che te le, che te, fu, che le, 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 che
la succhiera d'oro. Prima o mangia, mangiare. o mangia i bumbù e dopo tuveroso la purga. Digan del bu, sì. Basta. Sì, basta, perché se devo tradurre adesso arriva il più bello. Sarà più difficile per me di tradurre, eh? Appena i dottori partiranno, appena quando i tre medici sono partiti, la fata, la ragazza, dopo aver toccato il nostro gioppino sulla fronte, si è ricordata, sì? Si è accorta, rincorre. Sì, gli è venuto a mente che aveva una febbre del cavallo. Allora come si dice, buttato? Versare. Ha versato giù di un bicchiere di acqua una polverina bianca. Dando a Dagla da bere, gli ha detto: dai, bevila, mandala giù, che dopo guarirai. Pinocchio. Pochi giorni te guarirete. Ah, sì, in pochi giorni guarirai. Pinocchio ha preso il bicchiere, l'ha messo la cassa della punta, ha messo la punta del naso. Gli ha fatto la faccia, ha fatto una morfia e gli ha chiesto: è dolce o amara? Bene. Lei è amara, ma ti farà bene. Ma se è amara, a me non la voglio. Ascoltami, bevila giù. Però a me l'amar non mi piace. Mi piace, mi tanti, non mi piace tanto. Dai, mi piace neanche tanti, non mi piace nemmeno un poco. Dai, bevila giù, mandala giù, che dopo ti darò delle caramelle per, come si dice, indolcire, come Per addolcire la bocca. cucire la bocca. Lei va dove ci sono i dolci, no? No. Dov'è lo zuccherino? Chiede lui. Ah, dove è il zuccherino? Guarda che qui è la fatta, gli tira L'ha tolto. l'ha tolto della zuccheria di oro Sì, prima. oro. D'oro, sì. O Voglio mangi mangiare. dopo tu hai roso la purga e dopo prenderai la purga. Però è lui che parla. Prima voglio mangiare il dolce e poi Dolce. E dopo prenderò la purga. Lo dici davvero? Sì. Brava, brava, molto Un brava. italiano che è più difficile che il bergamasco, ma lo Grazie capisco lo stesso. Grazie, grazie a lei. Avanti, qualcun altro. mille. Ora io posso Certo, non so chi sia lei, ma va bene.
Paganelli Lorenzo. Ah, perfetto, benissimo. La fata la galascio che di al Pinocchio. No, scusa, ho sbagliato. La fata la galascio che di. Il Pinocchio, dopo dei slangotit, essa andiamo a stregar, a se le casò bei barbis, e la suspirar, che bella russa e su che l'altro deja una perga, al tuo reso te cide, ad es mantenere la parola, e bisola medesina. Col Pinocchio, la tornata se fa il bicer, alla usmat, alla portata la bocca, e poi la dice, la troppa amara, guerrier propriamente a mia te rosu, ma come feta fai il se te le mia provada, se il capè appena sente galudur, e la moi bumbù prende biela. Allora la fata, con la pazienza che gli adoma i mame, l'ha cassata in bocca a moi sui cheri, e l'ha tornata a sporgere dal dicer. Ah, ma i segheri è mia te la giù, la dice il Gioppin, in del fa me la ghigna. In che maniera? Pota, perché mi dà fastidio il più siso in fronte a te. Basta, fermi. Traduciamo. Ma lei è brava. Avanti. La fata dà lo zuccherino a più. Gli dà lo zuccherino e dopo, Pinocchio, dopo averlo inghiottito senza neanche masticarlo, si è leccato i baffi e ha sospirato. Che bella cosa se lo zucchero fosse una medicina, lo prenderei tutti i giorni. Adesso mantieni la parola e bevi la medicina. Pinocchio è tornato a prendere il bicchiere, l'ha annusato, l'ha portato alla bocca e poi ha detto: è troppo amara, non riesco proprio a berla. Ma come fai a sapere? Le chiedo scusa, può andare un pochino più piano? Perché così anche gli altri seguono bene con le parole. Scusi, mi sono fatto prendere dall'ansia. Ma che ansia! Perché siccome lei traduce perfettamente, mi fa piacere che gli altri sentano bene. Aspetti un attimo. Sì. Non mi ricordo dove sono arrivato. Dice, ma perché mi dà fastidio il cusi in fronte ai te? E la fata? Fota Porco cane. perché mi dà fastidio il più siso un È po'. perché mi dà fastidio il cuscino in fondo ai piedi. Porco, mi sono perso, mi scusi. Agitazioni. Ecco. Pinocchio è tornato a prendere il bicchiere, l'hanno usato, l'ha portato alla bocca e poi ha detto: troppo amaro, non riesco a berla. Ma come faccio a saperlo? Si capisce semplicemente sentendo l'odore. Vogliamo ancora un dolce prima di berla. Allora la fata, con la pazienza che hanno solo le mamme, gli ha messo in bocca ancora uno zuccherino e è tornata a porgergli il bicchiere. Ma così non riesco a berla, ha detto il burattino facendo mille smorfie. Come mai? Perché mi dà fastidio il cuscino in fondo ai piedi. Perfetto, noi siamo arrivati qui. La signora Angeretti chiede, sento che pronuncia le S aspirate, ma non è di Bergamo, vero? Da dove viene lei? Sono di Alzano Lombardo. Alzano, perché Bergamo ha una versione di dialetto personalizzata a seconda del paese, anche se a pochissimi chilometri dalla città. Quindi le H aspirate sono di Alzano. Perfetto. Avanti, qualcun altro? Dai. Scusi signora Giusi, posso dire che anch'io che sono originaria di Grassobbio, Seriate, mi trovo benissimo in sintonia col signore che ha appena letto, perché praticamente era il linguaggio che io avevo sempre in casa con i miei nonni, quindi per me quella è la normalità. E io mi scuso, ma io purtroppo sono di Bergamo e parlo il dialetto di città, ma tutte le varianti dei paesi sono bellissime, solo che io proprio non le conosco e quindi non posso aiutarvi da questo punto di vista, non aspiro le H, ma ci sono anche dei termini che cambiano da città a paese, però io purtroppo conosco solo il dialetto di città. Che però è comprensibile da tutte le parti, per carità, ci capiamo bene tutti. Posso? Io sono originaria di Zonio e ancora Zonio parlano con la C e la S e la H molto aspirate. Poi ho vissuto anche a Brembilla e lì c'era un dialetto completamente diverso, pur comprensibile, ma c'erano proprio termini e pronunce diverse. Sì, assolutamente. Ma se voi pensate al Gai, guardate che parre, non è lontanissima, eppure il Gai è uno slang, un gergo che nessuno di noi capisce.
non lo capiscono neanche i paesi limitrofi. Quindi pensate. Bene, andiamo avanti. Posso andare avanti? Io ma non mi ricordo dove eravamo arrivati perché stavo rispondendo in chat. Satire che vi ha tolto il cuscino in fondo ai piedi e la fata glielo toglie. Ok. Poda magnai segheri e mia. Chi Cos'è? sei tu, cara? Cosa? Chi sei tu? Chiara. Chiara, perfetto, benissimo, grazie, scusami. Avanti. Niente. Poda magnai segheri e mia. Cos'è il teran pasades? L'ös della stanza mes dervit. E la fata se regel fo. Insomma, l'ha usato il burati. E del dis ciopa fo pians. Che il pastrugnot, che il ma... Oddio. Che almeno a me so. Che al me a mia zo. No, no, no. Alla che te se pentiret. Famia negot. Te se male be. Famia negot. La fevra la te porterà du monde là, al monde là. Famia negot. Ghe mia pura de mer. Gnai tanti. Piuttosto che bivzio che l'impiastro le crepe alato. In Traduciamo. Ma neanche così ci riesco. Cos'è che non ti dà pace adesso? La porta della stanza è mezza aperta e la Scusa, fata va a chiuderglielo. impasse non è pace. Impasse vuol dire fastidio. Cos'è che te dà impasse? Che cosa ti dà fastidio? Non c'entra niente la pace. Cos'è che ti dà fastidio adesso? L'uscio della stanza mezzo aperto e la fata va a chiuderglielo. Insomma, ha urlato il burattino e in quella inizia a piangere. Che pasticcio, si può tradurre con che pasticcio? Questo pasticcio? Quel pasticcio che non mi va giù. No, no, no. Guarda che te ne penti, non fa niente. Ma sei bello ammalato, non fa niente. La febbre ti porterà all'altro mondo, non fa niente. Non hai paura di morire? Neanche un po', piuttosto che bere quel... Esatto, Questo pasticcio? Va bene. questo pasticcio lì, muoio alato, vuol dire subito, immediatamente. All'atto, non vuol dire alato, non in parte, vuol dire proprio all'atto, nello stesso momento. Bene, perfetto, qualcun altro? Ah, ecco, vedo una domanda, dice, no, non è una domanda, ma è una constatazione. A Bottanuco qualcuno dice fragole, a Suisio maggiorbe. Oddio, io non l'ho mai sentito. Cambia molto anche da un paese all'altro, confinante, verissimo, verissimo. Ma io Maggiorbe non l'avevo mai sentito. Però a Bergamo si chiamano Magiuster le fragole. Quindi Maggiorbe si avvicina molto a Magiuster. Basta. Avanti. Buonasera, se posso leggere io, Alessandro dal Belgio. Perfetto, magnifico. Allora, in quel momento l'os In della che stanza. momento l'os della stanza l'è spalancat fo e che niente det quater cuni, ma niger come l'inchoster. E che era una casa de mor cargata sui spalle. Bravo. Se l'epoca che Se lei può che scegliere me, l'ha usato il Pinocchio, le assun se tu, no, Tu. se tu, te ti indutrach. Am se nic che a te, al che ha rispondito il più grosso di qui, a te me, ma che ho gnamo mort. Gnamo mia, ma te resta mia tat. Te sa che te mia ulit purgas, la ta passerà più la febbra. E poi non vedo più sotto. Ma tu me fata, l'ha usato il giupì. Dem che la medesina che la tua esosobet, perché ho i mia crepa, ho i mia, ho i mia. E ci ha fatto il bicer con tutte e due ma alla cassa zo tut in due fiat. Pota oter, gli ha tontognato il chiuni. Per questa volta ma faccio il via per ol per negot, e tornata a tirare fuori spalle la casa de mort, e senza desmet de bruntulà, gli andaste fo. Bene, torniamo indietro e traduciamo. Però non vediamo quello che. Esatto. Torni indietro un po'. Ah, perfetto. Allora,
In quel momento l'uscio della stanza si spalanca e entrano quattro conigli, ma neri come l'inchiostro. Avevano una cassa da morto caricata sopra le spalle. «Cosa vogliono questi da me?» ha gridato il Pinocchio, alzatosi seduto all'improvviso, d'un tratto. «Siamo venuti a prenderti», gli ha risposto il più grosso dei conigli. «A prendere me? Ma non sono ancora morto». «Ancora no, ma non ti resta tanto». Già che non hai voluto. Già che non hai voluto purgarti, non ti passerà più la febbre. «Madonna mia fata», ha gridato il Gioppino, «dammi qua la medicina che la prendo giù subito perché non voglio crepare, non voglio, non voglio». E preso il bicchiere con tutte e due le mani, l'ha mandato giù tutto in un fiato. Ah, pota uter, pota. Allora. Niente. Allora niente, si è lamentato il coniglio. Per questa volta non abbiamo fatto il viaggio per niente. E tornata a portarsi la cassa sulle spalle e senza smettere di brontolare, sono usciti. Bene, perfetto. Qualcun altro? Provo io, mi chiamo Katia. Bene, Katia, avanti. Allora, delle a poc, o il Pinocchio le salta fuori del lecce, belle guarì, che il pariagnalui che del fatto. La fata, a ete che il saltare il coria come galetì in prima era, la ghedis, allora la memelesina la ta fa be, o terché, e dimmia come se l'ughit. In che maniera mi tocca pregati setate per fat la bifzo? Pota, perché non te ricece, a me se faccio se a nostra mod. Me. Mod. Anga più tanta pura della medesina che del mal. Ma caro il mescete, a me va mia tabbe se doserese, sai che è una buona benesina tolta so a te per la guarese del tuo cimai e di oltre la schiappò la morte. Si può sicura che un'altra volta mi farò mia pregai setà, ma tornerà in me chi con i nigger con la cassa dei morti sui spalle e allora la bierò so senza di gna be gna se. Perfetto, traduciamo. Allora, da lì a poco il Pinocchio è saltato fuori dal letto, bello guarito, che non pareva lui quello del fatto. La fata, a vedere che saltava e correva come un galletto in primavera, gli dice: «Allora la mia medicina ti ha fatto bene, altro che non vedete come sono vivace? In quale modo mi hai fatto pregare così tanto per fartela bere? Perché noi bambini siamo fatti a nostro modo. Abbiamo più paura della medicina che del male. E mio caro ragazzo, mio caro bambino, non si va tanto bene così. Dovresti sapere che una buona medicina presa in tempo guarisce da tutti i mali e inoltre schiva un po' la morte. Sei pur sicura che un'altra volta non mi farò più pregare così tanto? Mi tornerà in mente quei conigli neri con la cassa da morto sulle spalle e allora la berrò senza dire né bene senza dire E senza ma si direbbe da noi. e senza né beh senza ma. Politichese. Signori, siete bravissimi, bravissimi. Adesso però vi faccio un'anticipazione. Adesso abbiamo finito il nostro incontro di stasera, però voi che avete in mano questo testo, almeno fino a qui, potete, se volete, cominciare a scrivere qualcosa, un raccontino piccolo.
proprio poche righe, per vedere se riuscite a esprimervi in bergamasco anche scrivendo. Utilizzate pure le parole che vedete qui. Avete la coniugazione dei verbi, i loro tempi, tutto quello che vi serve ce l'avete. Guardate, utilizzatelo e poi mandatelo a me che io lo correggo e magari ne facciamo partecipe anche i vostri compagni di avventura. Va bene? Chi ci vuole provare, naturalmente non siete obbligati a farlo, però se lo fate vedrete che troverete tanto giovamento perché avrete in mano la vostra lingua. Volete mettere la mail in chat? Sì, adesso danno tutti la mia mail, scusate, la vostra. Poi tutti questi raccontini che voi mi farete, potete anche scrivere poesie se volete, però tutti questi raccontini noi li raduneremo e li faremo sentire nelle ultime due lezioni agli esperti che verranno qui e ci diranno, perché saranno loro a decretare se abbiamo imparato qualcosa. Ok? Bravi, bravissimi, avete imparato, io lo so per certo. Una prova, brava. Qualcuno mi ha detto no, grazie. No, mi sono sbagliata, ho risposto no per una cosa e dopo ho detto grazie No, mi sono sbagliata per scriverlo, scusi. Chi dice? Sara Carminati dice, nel mentre consiglio l'ascolto delle canzoni del grande Luciano Ravasio. Assolutamente sì, Luciano Ravasio, che tra l'altro è un caro amico, effettivamente può aiutarvi anche con le sue canzoni. Però tutto quello che vi serve voi l'avete qui nel vostro testo, ma ascoltare le canzoni di Luciano è sicuramente un valore aggiunto. Prodatti, non va bene. Sì. Signore, a questo punto. Pronti, dica. Invece inerente al racconto di Pinocchio o. No, scrivete quello che volete, un raccontino vostro, qualsiasi cosa vogliate scrivere provando a utilizzare il dialetto bergamasco, io sono qui che lo guardo, lo correggo e poi vi dico. Va bene? Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Signor